Quindi buonasera a tutti voi. Grazie di esserci e di aver partecipato a questa serata. Quello che vogliono essere questi incontri aperti a tutti, sono, degli incontri di scambio di opinioni, di pensiero e di chiarimenti, perché molte volte, voi mi chiedete sotto i video di rispondere alle vostre domande. Purtroppo non è possibile. Non è possibile per due motivi. Il primo, perché se io stessi a rispondere a tutte le domande non vivrei più. Il secondo motivo è perché se rispondo ad una persona e non agli altri, purtroppo l'ego personale si sente mortificato e pensate che non ho risposto a qualcuno per preferenze personali. E non è assolutamente così perché per me tutti sono fratelli e sorelle, non ci sono differenze, quindi è proprio un problema logistico non poter rispondere. E si aprono queste serate apposta per poter permettere a chi ha delle domande di farle. Allora, io apro lo schermo per cercare di vedere il più possibile chi è che alza la mano per parlare. Ecco, in questo momento non c'è nessuno, quindi coloro i quali avevano chiesto di parlare lo facessero ora, così vi chiamo. Allora, intanto, perfetto, Maria Pia, che eri proprio la prima, apri tu il microfono e parti. Ci sei, Maria Pia? Maria Pia? Devi aprire il microfono. Eccomi qua. Perfetto. Ciao, buonasera a te. Oh, ciao Valentina, buonasera a tutti. Avevo sbagliato a cliccare il tasto, adesso so che quello è il microfono. Vai. Allora, Vai, Maria Pia. vai Valentina, puoi partire, non ho niente da chiedere. Ah, avevi alzato la mano, Maria Pia. Sì, ho Pensavo. sbagliato. Ah, ok, perfetto. Allora, richiudi il microfono, per favore. E bravissimi, tenete le mani alzate, per favore. Allora, ho visto Barbara. Barbara, apri il microfono. Ora poi faremo magari il rodaggio e sarete anche voi più veloci nel maneggiare questo aggeggio. Dovete cliccare sul microfono quando volete parlare. Ok, vado avanti. Se non avete parlato, poi aprite il microfono, vi faccio parlare successivamente. Ho Emiliano. Emiliano? Oddio ragazzi, aiutatemi, se no si passa la serata così, che io vi chiamo e voi non aprite il microfono. Pronto. Eccoci, vai. Ok, ciao Vale, ciao a tutti. Niente, una cosa abbastanza semplice. Visto che hai fatto il canale nuovo e hai postato un botto di video, che sono veramente un botto, la richiesta, sarebbe possibile poter mettere qualche parola chiave nei vari video per avere un po' la possibilità di poterli ricercare per argomenti o qualcosa del genere? Allora, Domanda, così.
C'è un indice dove più o meno si è cercato di dare dei titoli a quelli che sono i video, gli short, quelli piccoli si chiamano i corti, dove ci sono i documenti importanti è stato fatto riferimento a quelli, però vi chiedo, non chiedete troppo perché le No, no, no. persone occupano di questo, sono persone che lo fanno, come vi ho sempre detto, in maniera gratuita, soprattutto prendendo tempo della loro vita e della loro giornata, e per me è già troppo quello che stanno facendo, perché lavorare dietro a una macchina del genere non è affatto semplice. La persona proprio che si è occupata di questo recupero dei video e ora si sta occupando anche del recupero dei documenti dal sito Documenti Liberi, sta dedicando notte e giorno a questo lavoro. Quindi si fa il possibile per aiutare tutti, questo ve lo assicuro. Sì, ci credo, Vale. Basterebbe magari anche da qui in avanti, tanto tu ne fai sempre molti di video. Ogni volta che li salvi, che li registri, magari appunto lasciarci delle parole chiave, no? Ogni Sì, video sì, nuovo che sì, sì. fai, no? Una cosa Ora del genere. ci stiamo attenti, ora stiamo cercando di essere più precisi anche nel soltanto titolo che c'è sotto i video. Sì. Ok, grazie mille, buona serata. Grazie, grazie a te. Vai, Ballina. Ok, ottimo. Grazie mille, perfetto. Allora a questo punto, Luisa, Luisa, Emiliano, chiudimi. Sto cercando di chiudere, non so come si fa. Ciao a tutti. Buonasera, grazie Valentina. Io ne avrei una sfilza di domande da fare, ma una ci tengo in maniera particolare. Hai detto di far togliere il chip al cane. Sì, volevo sapere il perché, anche perché per toglierlo c'è bisogno di un intervento. E Ti quindi ero. rispondo, Luisa. Allora, ovviamente quello del chip all'animale era una delle operazioni che sono state applicate in questi anni per il controllo, del soggetto e quindi anche dei suoi animali. Non era assolutamente una forma di sicurezza, come tutto viene coperto da una motivazione sana. Quello che è l'obiettivo malsano. E quindi il chip al cane è relativamente al controllo di quelle che sono le possibili malattie portabili dall'animale. E lo abbiamo ben visto con l'avvento della peste suina, che poi prontamente, per caso, probabilmente non grazie al nostro video di allerta e di denuncia, si è dissipata come possibilità. Però resta il fatto che purtroppo, come vi sottolineo ogni volta, basterebbe girare un attimo il viso verso uno stato a noi vicino, e sappiamo che cosa è successo all'incirca 6 mesi fa agli animali di quello stato. E per stato intendo il suolo.
perché sono concetti oggi molto importanti da diversificare. Quindi sì, è un intervento importante, è vero, però se questo deve salvare il nostro animale perché dal remoto non ci possano dire che il cane è il cane, l'animale quello che sia, è malato e quindi va portato via, io preferisco fare l'intervento e affidarmi ad un bravo professionista. Nell'occasione vi preciso anche questo, ci sarà molta reticenza, soprattutto dei medici veterinari, perché per chi ha letto le gazzette avrà sicuramente notato che i medici veterinari sono stati comparati ai medici di medicina generale e quindi sono in egual maniera coloro i quali in un futuro prossimo potrebbero anche occuparsi della salute umana, quindi anche degli umani, non soltanto degli animali. Quindi sto parlando della vaccinazione. Luisa, magari diamo la possibilità agli altri e poi se non ci sono mani alzate, assolutamente, se siamo ancora in un tempo plausibile, puoi rialzare la mano, va bene? Ottimo, grazie. E cosa? Grazie. Ho davanti Maria Concetta. Maria Concetta? Ragazzi, se vado avanti è soltanto, ragazzi, signori, come volete sentirvi? È soltanto per non lasciare i tempi morti, poi al limite rialzate la mano. Enrico Leva. Scusa, io stavo parlando, non mi sentivi? Ah, ok, Maria Concetta. No, assolutamente no. In questo momento ti sto sentendo. Allora, non appena conclude Maria Concetta, per favore, Enrico Leva. Vai. Ok, grazie. Nulla, allora io avevo un paio di dubbi, ti premetto che in realtà ho ancora molto da studiare, però ho un paio di dubbi di tipo riguardo il diritto, diciamo così, che ti volevo sottoporre. La prima cosa che non ho capito è quando hai spiegato che in base al DL dell'8 settembre. Sì, praticamente entro 60 giorni si doveva fare tutto il procedimento, diciamo così, del tuo percorso, perché dopo non si poteva più rigettare i documenti. È corretto? No, in realtà vi ho premesso che ci sarebbe stata la possibilità della conversione in legge dell'identità digitale dei documenti identificativi, quindi della identificazione della persona, del soggetto, e così è avvenuto, nel senso che è stato emesso un decreto il 5 ottobre che vi ha chiarito come identità digitale sia relativa alla carta d'identità e quindi mi sono sbagliata di un mese e entro 60 giorni la conversione in legge di questo decreto del 5 di ottobre non darà più l'opportunità di rigettare e disconoscere la cittadinanza italiana che si è riconosciuta autonomamente fino ad oggi. Ok, quindi. Faccio un'altra precisazione. Non è il mio percorso, perché il mio percorso in realtà è un altro, perché io sono apolide, mentre invece quello che ho spinto affinché potesse essere abbracciato un po' da tutti è il cittadino internazionale ad oggi, precedentemente il cittadino su suolo italico. E a mio avviso non è il percorso di nessuno, ma è di tutti. Perché faccio questa precisazione? Perché il percorso è di ognuno di noi, singolo, non c'è un percorso di qualcuno fatto dagli altri.
Sì, ok, certo, io l'ho detto soltanto per brevità, diciamo così, per semplificare, ma mi era chiaro che tu sei Apolide, che invece il percorso che proponi, diciamo così, è un altro. Ecco, quindi si è spostata, diciamo così, in avanti la data al 5 ottobre. Quello che non mi è chiaro è perché se un decreto legge, che è un atto avente forza di legge, e quindi essendo un atto avente forza di legge, a livello di validità, ha la stessa validità della legge. Quindi o non si riconosce nessuno dei due perché sono anticostituzionali, oppure li si riconosce entrambi. Cioè, non capisco come mai, se ci basiamo sulla Costituzione, prendiamo un decreto legge come se appunto non avesse validità in base alla Costituzione, mentre la sua conversione in legge sì. Allora, chiudi il microfono e un po' di confusione, cerco di dissipare questa confusione. Chiudi il microfono, altrimenti c'è il ritorno. Allora, nell'occasione di chiarirlo a Maria Concetta, che ha molta confusione, provo a chiarirlo a tutti. Allora, partiamo da un presupposto. Tutta la legge successiva e quindi le conversioni in legge successive alla Costituzione valgono per il cittadino italiano che riconosce la sua cittadinanza ogni giorno perché ha richiesto il documento identificativo dall'ente che lo ha emesso, proprio in virtù del fatto che oggi questo ha portato a gestire la democrazia e la Repubblica da enti privati. Quindi non esiste più un ente pubblico. Coloro i quali hanno rigettato e disconosciuto il documento identificativo si sono riappropriati di quella identificazione autonoma. E allora, solo in virtù di questo, possono realmente riconoscere esclusivamente quella che è la legge, e cioè la Costituzione. Vi è stato chiarito ultimamente, in uno degli ultimi decreti, il 7, l'8 e il 9, perché è all'interno dell'ultimo video delle Gazzette, vi è stato chiarito come la conversione in legge di quell'occasione veniva inserita in un raggruppamento di norme all'interno della Costituzione. Quindi, più chiaro di così, mi sembra veramente assurdo, perché se si trattasse di legge, per quale motivo poi si internano in un raggruppamento di norme? Se è legge, non possono essere norme della Costituzione, no? Quindi hanno chiarito come tutto ciò che è successivo alla Costituzione viene messo in pratica, viene adottato, viene riconosciuto da coloro i quali a loro volta si riconoscono in quella identificazione dell'ente privato. E quindi colui che avalla azioni e disposizioni e norme e regolamenti che sono in contrasto con la Costituzione ed in primis l'emissione del documento identificativo, perché il documento identificativo in quanto obbligatorio non può essere emesso dietro pagamento.
Quindi coloro i quali avallano quelle operazioni degli enti privati non possono assolutamente urlare all'incostituzionalità, all'illegittimità, perché con la stessa previsione, con la stessa possibilità, con la stessa predisposizione alla salute e quindi il rischio di, non si può dire la patente è obbligatoria, ma il vaccino no. Non si può. Scusa, Valeria. Me la concetta un attimo, finisco il concetto e poi si parla. Non si può, non si può perché siamo noi i primi incoerenti. Non possiamo avallare quella che è una norma, una possibilità di rischio, un convoglio di regole, di accordi come quello del codice della strada e poi non accettare per la stessa possibilità di rischio quelle che sono le malattie virali trasmissibili aggiornate nell'elenco del 7 marzo 2022 e riproposto il 7 settembre 2022. È chiaro, Maria Concetta? Valentina, questo sì, mi era chiarissimo, ma la mia domanda era un'altra. Cioè, la mia Allora non domanda ti sei spiegata, perdonami. può essere, ma allora io stavo facendo semplicemente, cioè stavo chiedendo semplicemente perché fai una differenza fra il DL e la sua conversione in legge, perché anche il DL. Allora forse la confusione è ancora più grossa. Allora, se non ti è bastata questa spiegazione. Allora, No, la spiegazione è il decreto legge, perdonami, ma non c'è, chiudi il microfono. Il decreto legge è in forza di legge. È in forza di legge quando non è in contrasto con la legge e la legge è la Costituzione. Allora, il motivo per il quale ancora oggi, dopo 2 anni e mezzo/3, si continua ad andare avanti su questa strada è perché loro non sono in contrasto con la Costituzione, ma vanno ad applicare quei decreti legge sul consenso del soggetto che è già all'interno della legge successiva che va contro la Costituzione. Allora, se il soggetto che ha avallato quello che è la possibilità di rischio con il codice della strada e ha avallato la possibilità che qualcun altro gli desse il permesso di poter guidare un mezzo con un documento emesso da un ente privato, automaticamente diventa in forza di legge quello che può essere l'obbligo della mascherina, l'obbligo del vaccino, l'obbligo di tutto quello che vi pare oggi, con le disposizioni interne, come da azienda. Perché sono tutte aziende. Quindi il decreto legge è in forza di legge se non va in contrasto con la Costituzione. Questi decreti legge da 2 anni e mezzo a questa parte vanno in contrasto con la Costituzione, ma in questo momento loro vanno avanti perché gli stessi soggetti sono contro la Costituzione. Ti è più chiaro così? No, no, ripeto, è un punto che sfugge evidentemente perché questo mi era già più chiaro, cioè mi è chiaro che se noi avalliamo
stiamo sostenendo e se invece rigettiamo non sosteniamo. Non è questo il punto. Il punto è per quale motivo, visto che per esempio in tribunale vari giudici hanno dichiarato incostituzionali dei decreti anche dopo che erano stati convertiti in legge, non capisco perché il rigetto dei documenti si possa fare entro i 60 giorni e non dopo. Questo è il punto. Nel momento in cui il soggetto che riconosce gli enti privati e ha accettato l'identità digitale dal 2005 e quindi si ritrova e riconosce la legge successiva, nella conversione in legge dell'identità digitale non avrà più la possibilità di rigettare quella identificazione, perché è dentro la legge successiva, mentre invece, fino a che non sarà convertita in legge l'identità digitale, il soggetto avrà ancora la possibilità di non riconoscere quell'identità digitale e di conseguenza diventare autonomo. Nel momento in cui, ripeto, lui rimane nell'identità digitale e l'identità digitale viene convertita in legge, è legge successiva, ma è legge per quel soggetto che è rimasto nell'identità digitale. Ci siamo? Non so, sinceramente mi sembra un po' tautologico, però adesso non voglio rubare altro tempo, per cui lascio lo Allora spazio. ti dico l'ultima cosa, vediamo se tu ci arrivi da sola. Hai appena detto che ci sono diversi giudici che da 2 anni a questa parte, non ultime le ultime 2 sentenze, hanno, in realtà l'hanno fatto anche l'anno scorso, comunque hanno chiarito che è illegittimo quello che è stato applicato. E allora, perché siamo ancora qui? Questo è chiarissimo, ripeto, quello che sto No, dicendo vorrei una risposta da te, è che perdonami. siamo ancora qui perché siamo in troppo pochi No. che ci No, mi rivediamo. dispiace, questo è quello che vi volete raccontare ancora. I pochi riescono a smuovere un mondo. Mi Va dispiace per bene, voi. no, ma ripeto, adesso non entriamo in questo punto. Il punto che io intendo dire No, è: è il punto principale. se un giudice può dichiarare incostituzionale un decreto dopo che è stato convertito in legge, allora non possiamo La considerare chiave è proprio lì, il giudice ti ha dichiarato incostituzionale alla domanda che gli è stata fatta dal soggetto. Il giudice ha risposto. Se poi lo stesso soggetto continua a riconoscere, ad avallare quel sistema, il sistema va avanti. Lo capite che la chiave è lì? Nonostante i giudici vi hanno dato la possibilità di liberarvi, voi continuate a rimanere legati alle catene perché non avete il coraggio di dire basta. State aspettando cosa? Questo discorso è chiaro, io non sto parlando di questo punto qua è già chiaro, io sto semplicemente dicendo che quello che è incostituzionale dopo la conversione in legge lo è anche prima e viceversa, cioè che non si possano trattare secondo, cioè perché altrimenti i giudici non avrebbero potuto dichiarare incostituzionali dei decreti legge, cioè dopo che Ma chi sono te l'ha stati detto? convertiti. Ma chi te l'ha detto? È proprio questo, l'aggancio è proprio questo, non riuscite, è perché non studiate e quindi non riuscite a sganciarvi dalla cosa. Il punto è proprio questo, il punto è che il giudice ha risposto alla domanda e ti ha detto sì, è incostituzionale. Punto. Il giudice ha risposto alla domanda.
Però il giudice non può fare nient'altro. Per quale motivo? Perché il sistema se viene avallato forse ce la facciamo, eh? Pallina, mi sentite? Aspetta. Vai. Ok, allora, dico l'ultima cosa, Maria Concetta, poi è il caso che andiamo avanti, perché purtroppo abbiamo preso 20 minuti per questo. Il giudice risponde alla domanda. La domanda è incostituzionale? Sì. Il giudice ha risposto, e non solo un giudice, e non solo nelle ultime due sentenze. Ne abbiamo avute diverse, ma tutte le volte ci si dimentica. Perché la chiave è che il soggetto non faccia applicare quell'incostituzionalità. Faccio un esempio palese per farvi capire di che cosa sto parlando. Nell'aula di tribunale, il giudice ha alle sue spalle la scritta "La legge uguale per tutti". Vi hanno fatto credere che la legge sia stata calpestata. Vi hanno fatto credere che non sia stato tenuto conto delle leggi. È una bugia. È una falsità. Questo vi è stato raccontato perché vige la regola in Italia del sensazionalismo. E apro una parentesi. Guardate il video dove io in due parole vi ho detto siete messi male, che ha fatto 12.000 visualizzazioni, e il video della Costituzione, dove si legge articoli della Costituzione, fa 1.000-1.300 visualizzazioni. È grave. Il problema non è del governo, il problema non è di chi è al di sopra, il problema è il nostro. Allora, quello che non si è concepito, chiusa parentesi prima, quello che non si è concepito è che nessun giudice può decidere che la persona applichi o la Costituzione o la legge successiva. Il giudice risponde alla domanda: è incostituzionale? Sì. Ma se tu soggetto sei il primo ad applicare incostituzionalità, cosa vuoi che faccia il giudice? Ecco per quale motivo la legge uguale per tutti sta dietro le spalle. Perché la legge uguale per tutti, la legge, una, la Costituzione, ma viene applicata se colui che è davanti a sé, quindi il soggetto che è davanti al giudice, è nella Costituzione. Se il soggetto che è davanti a sé è nella legge successiva, il giudice applicherà la legge successiva. Spero che questo sia stato chiaro. Vado avanti. C'era una persona che avevo chiamato. Non la vedo più. Va bene, Nicola Daniele.
Nicola Daniele, apri il microfono. Ok, mi senti? Sì, vai. Allora, io volevo fare una domanda pratica. Io ho fatto i documenti di esistenza in vita, legalizzati e protocollati. Equivalgono a disconoscere il documento oppure per disconoscere il documento devo portare fisicamente il documento in comune e ridarglielo indietro? Il documento non si riporta perché in quanto pagato il documento è nostro. È come se tu compri qualcosa, poi lo ridai indietro e dici è sempre mio. No, se lo ridai indietro è di quell'altro. Quindi il documento non si dà, il documento rimane a te. Se lo rigetti e lo disconosci, hai rigettato e disconosciuto la sua emissione, ma il documento rimane a te. B. Esistenza in vita. Probabilmente sei un autodeterminato e quindi non c'entra niente con tutta la strada che l'apolide e che il cittadino internazionale ha fatto e sta facendo, perché l'esistenza in vita non la riconosciamo, perché noi siamo già in vita. Voi invece partite da un concetto un po' astratto, un po' fantastico, che con la Costituzione, mi dispiace dirvelo, ma non ha niente a che vedere. E quindi hai fatto questo documento, come puoi fare? Non lo so, anche perché loro vogliono matti da internare. Quindi il consiglio che vi posso dare è trovate una strada in virtù di quello che avete fatto e con la conoscenza che oggi potete aver preso. Quindi anche dei concetti di legge e non di fantasia. Va bene? Va bene, poi mi vengono in mente altre cose, te le chiedo. Sì, Nicola, diamo la possibilità anche agli altri, poi al limite parlate chi ha già parlato. Eccoti, Enrico Leva. Avevo detto a te. Enrico Leva. Mi senti adesso? Ora sì, vai. Grazie. Allora, volevo solo dire che oggi ho fatto il rigetto e disconoscimento dei documenti, quindi la denuncia per inganno l'ho già portata. E adesso volevo chiederti un paio di cose. Allora, una è come poter entrare nel gruppo studio della mia zona, che sarebbe in Lombardia, in provincia di Milano. Poi, seconda cosa, ho da denunciare due strisce blu. E una, beh, quella della tua strada non mi è ancora arrivata, quindi ma mi arriverà, perché sono 2 mesi anch'io che non le pago. E poi, seguendo i tuoi video, ho visto che praticamente richiedere i contributi INPS versati da dipendente sarebbe una cosa inutile, e quindi non la faccio neppure. Poi, quando ci sarà da denunciare la società o l'associazione che sta dietro l'INPS, spero di esserne, cioè sicuramente ne sarò edotto. Poi, altra cosa. Sì, per adesso va bene così. Vi ringrazio per l'attenzione. A te Enrico. Allora, per quanto riguarda il gruppo, a me dispiace, ma avete visto che purtroppo io ho lasciato la responsabilità dei gruppi perché ogni gruppo territoriale poi si muove a sé e io non voglio averne colpa di quello che può accadere sul territorio. Però, siccome hai detto, hai fatto la denuncia, hai fatto il rigetto dei documenti, quindi immagino hai anche autoprodotto il documento di cittadino su suolo italico? Devo farlo domani mattina, altrimenti se mi fermano. Sì, praticamente lo voglio. Esatto. Allora, nel momento in cui hai autoprodotto il documento di cittadino su suolo italico, mi invii, io nel canale vi ho inserito il mio contatto personale, mi invii il documento autoprodotto, l'invio dei rigetti e dei disconoscimenti con l'avvenuta lettura delle PEC
e ti inserisco all'interno del gruppo che abbiamo soltanto dei cittadini oggi internazionali e degli apolidi. Quindi non c'è bisogno a quel punto che tu sia in quello territoriale, ma vieni direttamente in quello nazionale, dove ci siamo tutti. Specifico questa cosa per coloro i quali, come Enrico, complimenti, state portando avanti da soli comunque il percorso. E, ecco per quale motivo vi stiamo aspettando a braccia aperte poi nel gruppo. Per quale motivo bisogna comunque autoprodurre il documento di cittadino su suolo italico prima della produzione, dell'autoproduzione del passaporto del cittadino internazionale? Perché mentre il documento di cittadino su suolo italico non lo inviamo alla procura, il passaporto lo invieremo alle procure, alle questure, alle prefetture, e lo invieremo contestualmente anche al documento che avevamo autoprodotto. Questo perché? Perché vogliamo dimostrare una crescita di quello che è il soggetto, un'evoluzione del suo status, del suo essere, della sua strada. Quindi ecco per quale motivo bisogna prima autoprodurre il documento di cittadino su suolo italico e poi si entra nel gruppo e ci sono i video, ci sono tutte le cose da visionare per mettersi in pari con tutti gli altri, però comunque facciamo le dirette insieme, comunque siamo insieme tutto il giorno, quindi ci siamo, ecco, non è che poi continuate a viaggiare da soli, siamo tutti insieme. Va bene Enrico, quindi quando hai fatto il documento e mi mandi in privato tutto, io ti faccio entrare nel gruppo. Grazie. Ok, grazie a te. L'unica grazie cosa che mi preoccupa un pelino è quando mi fermeranno senza patente, l'assicurazione, però comunque io vado avanti lo stesso. Allora, bisogna in questo percorso, lo dico a te come lo dico a tutti ancora una volta, bisogna in questo percorso essere sicuri di trovarsi nel posto giusto e al momento giusto. Mi spiego meglio. Questo è il momento per liberarsi. È il momento dove o si sceglie di essere o si sceglie di essere vissuti da qualcun altro. Quindi questo è il momento giusto, non ce ne sono degli altri, non ce ne saranno altri. E questo è il momento di sapere come rispondere, cosa rispondere. Questo lo si fa solo con la conoscenza. Essere nel gruppo aiuta a fortificare quello strumento della conoscenza, perché studiamo insieme, perché affrontiamo insieme quei possibili episodi di, perché indipendenti ci muoviamo insieme, ma indipendenti, quindi nonostante siamo da soli ci sentiamo forti. Se ce ne sarà l'occasione stasera non lo so, ma sicuramente le prossime volte avrò piacere che coloro i quali con me stanno affrontando questa strada da diversi mesi e hanno avuto occasione di ritrovarsi in controlli delle forze di polizia piuttosto che vivere delle condizioni di documento da accettare, potrete parlare con loro, ascoltare le loro testimonianze di come si sta vivendo. Mi sembra che, vi anticipo, stiamo vivendo molto bene, questo ve lo posso assicurare.
Allora, dimmi, Rico. Per notizia, un mese fa chiesi ai carabinieri che mi fermavano in paese, pensa, per la prima volta chiedendomi patente e carta d'identità, ero senza cintura, ero al telefono, non ho voluto neanche il libretto della macchina, e io ho visto che scrivevano, lì mi è venuto subito in mente, stanno vedendo chi ha i documenti autoprodotti, questo punto, stanno controllando questo, e io per curiosità gli ho chiesto, ma ascolti, se io dovessi autoprodurre il mio documento di identità, il documento identificativo, e lei mi ferma, che cosa farebbe? Lui mi guarda, poi gira la testa, non mi ha guardato e mi ha detto, è illegale, ma era un illegale che non stava in piedi, capisci? Bravo, dunque, lo so. Grazie. Lo so. Allora, Lorella. Lorella? Apri il microfono, Lorella. Pronto, mi sentite? Buonasera. Ciao. Valentina, che piacere, sono tanto emozionata. Sono 2 anni che vi seguo e studio, cioè sto cercando. E, Valentina, io sto a Trieste. È possibile per me questo percorso? Io sono di un territorio libero. Io avrei voluto vederti, incontrarti, volevo venire a Udine, non sono riuscita. Volevo chiedertelo di persona, non sono mai riuscita. Questa sera mi sembra un miracolo vederti e parlarti. Io ti devo un grazie immenso, perché la mia anima sta cercando di applicare quello che tu stai dicendo già da 2 anni. Solo che io ho questo problema qua, non so come fare, perché io non sono del tutto su un suolo italico, io ho questo territorio libero che non riesco nemmeno a capire, confrontandomi con chi è di questi movimenti già da tempo, non riesco a capire come fare, dove sono, in quale terra sono. Io ho cercato, ho iniziato, ho deciso, ho detto faccio, però nel farlo continuamente mi viene questa perplessità. Io non sono su un territorio italico, io sono su un territorio libero, io sono in una colonia, io sono una colonia di una colonia. E questo, la mia domanda era, Valentina, io posso fare questo percorso qua? Allora, quale Lorella, sì. Mi dispiace per te, ma devo farti cadere il mito del territorio libero. Il territorio è libero nel momento in cui i soggetti sono liberi. Ecco per quale motivo i cittadini internazionali prima cittadini su suolo italico. In realtà il territorio è tutto. In quanto denominazione grammaticale, territorio vuol dire terra e quindi non c'è un territorio diverso da un altro, ma è il soggetto, perché è proprio questa un'altra chiave. Fino a che non ci renderemo conto che ognuno di noi è uno Stato, se lo vuole, e non ci sarà possibilità che ci sia un territorio libero, perché come non è successo per quei territori che teoricamente sarebbero liberi, se non sono i soggetti che vivono quel territorio ad applicare la loro indipendenza, non è un territorio a fare la differenza. Perché automaticamente quel territorio che sarebbe ideologicamente libero diventa del territorio più grande, perché è sul suolo italico anche quel territorio, perché l'Italia è tutta, non è una parte, l'Italia è tutta,
Quindi dovremmo partire già da questo concetto qui di uguaglianza. Noi, purtroppo, come dicevo prima all'altra persona, abbiamo avallato tutto ciò che demonizziamo, ma l'abbiamo avallato noi. Noi demonizziamo la disparità, le differenze, la discriminazione, ma in realtà l'avvaliamo perché crediamo di essere nord, sud, centro, crediamo di essere lombardi, friulani, napoletani. Signori, basta, basta! Siamo uguali tutti e non c'è più differenza nemmeno col francese, con l'inglese, con lo svedese. È il motivo per il quale hanno potuto attecchire con il passaporto. Il passaporto, e noi credevamo di essere liberi? Quando per spostarci da un territorio a un altro dovevamo chiedere e pagare un documento? Però urliamo diritti umani, urliamo Costituzione, ma siamo noi che abbiamo avallato queste cose, siamo noi che abbiamo accettato questi accordi, perché sono accordi geopolitici questi. E se noi continuiamo a credere a questo, non possiamo poi opporci al passaporto che sarà addirittura regionale, territoriale, perché sarà questo, avverrà questo in futuro. Allora, tutti possono fare questo percorso. Perché? Perché è un percorso personale, è un percorso dello stato di una persona. Una persona è uno stato su suolo, oggi su suolo italico, domani su suolo inglese, dopodomani su suolo francese. Ma dobbiamo riprenderci, se realmente ci crediamo, quella libertà di essere stato fino a se stesso. Fine a se stesso. Ok, Lorella, quindi lo possono fare tutti. Ok, anche per me allora il procedimento è uguale, posso seguirlo. È uguale per tutti, uguale. Perché okay. Non avete visto l'applicazione della vostra indipendenza? Perché in realtà continuavate ad utilizzare un documento del governo. Come volete essere indipendenti? Scusate. Se voi siete primi ad avallare un documento di un governo italiano che applica la legge successiva e che addirittura adesso gestisce con enti privati quella repubblica, come volevate essere indipendenti? Assolutamente. Vero. Grazie Valentina. Di nulla. Grazie. Buona serata a tutti. Grazie. Grazie. Allora ho Andrea Arcidiacono. Andrea? Sì, prego. Grazie. Ecco. Ciao. Ciao. Senti, volevo chiederti una cosa. Dal punto di vista del diritto internazionale, quello che tu prima chiamavi autodeterminazione, vede, e io non sono capace, ecco, di verificarne la documentazione, però vede la Costituzione italiana quale redatta e emanata dopo il passaggio del Regno d'Italia a una corporazione privata. Ecco, rispetto a questo, il tuo percorso come si pone? Seconda domanda, il vostro percorso. Seconda domanda,
Nella Repubblica Italiana. Repubblica Italiana. Andrea, perdonami, rispondiamo già alla prima perché, sai, Sì. sono anziana e mi dimentico. Sì. Allora, questa documentazione potresti produrla per cortesia? Che secondo il diritto internazionale l'Italia, aspetta perché me lo sono già dimenticato, com'era È il una concetto? corporation, è una È corporation una privata corporation. nella forma LDC americana, sarebbe iscritta al SEC statunitense. Ecco, sciogliere questo dubbio potrebbe aiutarmi anche Molto a. interessante, molto interessante, soprattutto in base al fatto che la SEC è un ente privato. Molto interessante. Sì, dico, come viene considerata dal diritto Però internazionale. visto che la SEC è un ente privato, mi fai la cortesia invece di darmi queste fonti del diritto internazionale in base al fatto che l'Italia sarebbe una corporation? Perché sai, Il la pu SEC per me non è un documento punto. ufficiale. Sì, ma il punto è che in questo contesto, se l'Italia è una corporation, Ma chi l'ha sare detto, Andrea? Ti ecco, sto continuando a dire, chi l'ha detto? appunto. Seconda domanda. No, non mi hai risposto, non mi hai risposto. No, devo Chi farti l'ha avere i documenti, detto? devo farti avere i documenti, devo reperire i documenti, perché Ma quali documenti effettivamente. però? Te lo dico prima perché non posso perdere tempo. Non mi far Sì. avere i documenti che già mi hanno fatto avere. Ah, Cioè, beh. documenti di enti privati. Non mi interessano quelli. Allora, sì, però dico se l'Italia è considerata dal punto di vista di questo diritto, che in fondo è un diritto mercantile, non è un diritto di commercio, un ente privato, e non vi è una smentita da parte di qualche ente pubblico post iscrizione alla SEC nel 34, una persona normale, cosa, un'anima normale cosa dovrebbe pensare? Dico, è un nodo che scioglierei perché altrimenti faccio fatica a comprendere il Andrea, sistema. il primo che deve sciogliere i nodi sei tu in te stesso perché c'è una grande confusione. Appunto, sì. È come l'altra persona. Secondo me, voi avete dei retaggi dell'autodeterminazione che vi portate Può dentro, che vi è darsi, può darsi. difficile scrollarvi di dosso. È come Sì. l'italiano, no? Anche l'italiano non riesce a scrollarsi di dosso la patente, non riesce a scrollarsi di dosso l'assicurazione, Certo. non riesce a Certo. scrollarsi di dosso tante cose. Ecco, voi non Sì. vi riuscite a scrollare di dosso tutta sta fantomima del racconto e quindi è un casino. Allora, bisognerebbe partire, io sono l'ho già detto mille volte, però con tutti voi autodeterminati si arriva sempre che la documentazione che mi portate non è una documentazione ufficiale, è una documentazione di enti privati. E allora io mi chiedo, È una documentazione ufficialmente di enti ululate privati, ma alla... mai smentita da enti pubblici, diciamo così. Ma gli enti pubblici non ci stanno più, chi te la deve smentire che è tutto gestito da enti privati? Se ci riferiamo Allora, voi dovete... alla SEC è la iscrizione dell'Italia alla SEC, che è statunitense, non è mai stata smentita da alcun ente pubblico. Nella fattispecie, ente pubblico Ma gli sarebbe enti gli Stati pubblici Uniti non ci d'America. sono più, non ci sono più gli enti pubblici, Sì, Andrea. ma il punto è che se le cose stanno così, gli enti che noi chiamavamo pubblici sarebbero stati, secondo questa, per ora chiamiamola teoria, enti privati già da prima chiamati soltanto pubblici, se vi era un'iscrizione alla SEC dell'Italia come azienda privata e mai smentita dall'ente pubblico USA. Mi spiego qual è il punto? Cioè, noi non lo potevamo smentire perché non lo sappiamo. La USA non l'ha mai smentita. E vi è una quotazione in borsa e nascono dei dubbi. Comunque, poi magari in un secondo tempo, magari se riesco a contattarti via mail, ci chiariamo. Una seconda domanda e poi una terza, però velocissima. Scusa, con riferimento al territorio che va, che è ex regno delle due Sicilie,
Il principio di autodeterminazione, quando venne fondata forzatamente la Repubblica Italiana rispetto al Regno d'Italia, fu evidentemente violato, come la storia insegna. In questo contesto, avrebbe ancora vigore per te la Costituzione italiana in questo territorio al sud dell'ex Stato Vaticano? Ma di chi stiamo parlando, Andrea? Chiedo scusa, non ripeto la domanda. L'ultima domanda che è più inerente al diritto, ecco, diciamo così, interno. Io so che vige nella nostra Repubblica, o presunta tale, un principio di comunicazione all'interno delle pubbliche amministrazioni. Per cui se io, da questo punto di vista, presento un documento al comune di Catania, che è la mia città, per esempio, è come se tutta la Repubblica italiana fosse a conoscenza di questo. Questo principio è vigente nell'ambito del percorso, è reputato vigente da te nell'ambito del percorso che proponi, o viene, come dire, viene derogato in questo contesto? Ti chiedo scusa la domanda perché non è provocatoria, vorrei capire un pochettino di più di quello che proponi, perché ho visto qualche video e ho dei dubbi. Grazie. Posso farti una domanda io? Certamente, Joy. Ma tu sai veramente chi sei? Sai veramente chi sei? Per rispetto alla tua intelligenza, devo dire che so chi sono, però può darsi che non lo sappia. Secondo me non sai chi sei. Sai per quale motivo? Eccomi. Perché secondo me non sai chi sei, sai per quale motivo? Prego. Perché ti sei costruito qualcosa senza mettere te al centro di questo qualcosa. Ti sei costruito tanta roba intorno e questo costruire è talmente confusionario che anche nell'esposizione non riesce ad essere chiaro. Allora, siccome cerco di estrapolare dalla tua non chiarezza, ti Grazie. dico, questo percorso parte da un punto fondamentale. Io so chi sono. Non ho bisogno di sapere ai piani alti che cosa succede a livello geopolitico. Sai per quale motivo? Perché domani mattina, quando devo aprire il mio studio, quando devo prendere la mia macchina, quando devo fare una visita dal medico, quando mi devo rapportare con il fruttivendolo sotto casa, non vado a chiamare la SEC, non vado a chiamare USA, non vado a chiamare la corporation, come non vado a chiamare il comune. Ok? Allora, io devo sapere chi sono. E questo percorso ti porta ad applicare la legge. La legge è quella che è stata emessa da un gruppo di persone dopo la Seconda Guerra Mondiale, chi prima, chi dopo, a seconda dei vari territori, no? Okay? Mondiale, guerra, quindi ha preso tutti. Ok? Ognuno si è adoperato a suo modo a mettersi insieme in maniera molto semplice. No, senza arrivare a questi concettoni che No, bisognava rimettere a perdonami, sì, in ti ho realtà fatto non parlare, ora sono, fammi sì, rispondere, dico, ma perdonami. sono cose Allora, abbastanza semplici se queste dette in maniera più. persone hanno detto rimettiamo insieme i pezzi di quello che è rimasto, cerchiamo di permettere a chi arriverà dopo di noi di non vivere ciò che abbiamo vissuto. E quindi in alcuni territori c'è la Costituzione, in altri c'è la legge primaria, no? Sempre la legge primaria, però è quella legge che è stata emessa e costruita dai padri costituenti. Quella legge, parliamo dell'Italia adesso, ok? Mi interessa l'Italia perché se sono nata qui, mi interessa stare qui e gestire la mia vita qui. Perché un altro concetto che non mi appartiene è quello di scappare o di occuparmi di quello che accade
intorno a me, perché c'è già da risolvere i problemi qui. Figuriamoci se mi interessa che cosa sta accadendo in America, a sommi capi lo posso sapere, ma mi di che cosa succede in America non mi interessa, anche perché non ci doveva salvare qualcuno, siamo ancora qui, no? Ok, quindi scendiamo un po' in quella che è la terra, eh? Non a caso si parla di territorio, di terra. Scendiamo un po' con i piedi sulla terra, togliamo le scarpe qualche volta, perché a volte mettiamo le scarpe addirittura con le solette, e poi mi piaceva guardarti, perché hai tolto il video? Mi piaceva guardarti. Sì, eccomi. Quindi evitiamo di mettere le suolette, di sentirci importanti, no? Soprattutto quando vogliamo fare questi discorsoni, anche No, perché poi non aiutiamo gli altri ad entrare nei meccanismi. Eh non no, so tanto il Andrea, non discorso, funziona così, ma devi farmi parlare, ma mi capito o no? Non mi io devi non far parlare. non ho destrutturato quello che hai detto. Io ho posto Andrea, è delle domande. maleducazione, tra le altre cose, tu sei un uomo e io sono una donna, quindi dovresti essere educato, io sono stata educata con te. Quindi lascia parlare. Prego, Quindi, però. anche perché mi hai fatto delle domande, e siccome alle tue Ma domande è impossibile rispondere perché sono delle domande che non sono domande devi e che non rispondere sono chiare, non sono domande attaccando, devi rispondere entrando portate, nel merito, non attaccando, sono Gioia, domande che perché altrimenti. portano. Gioia mia, se tu fossi stato più chiaro, forse era possibile risponderti. Siccome tu sei stato confusionario Quindi come il non tuo hai capito quello che ho percorso, è detto, ho capito. ovvio, no, amore, non ti sei spiegato. Ma È diverso. allora di non ho Lo capito, sai ripeti la che domanda. nella vita quello che è davanti a noi non ha il problema di non capire. Dobbiamo sempre chiederci se noi siamo stati chiari nella spiegazione. Allora, Quindi si chiedimi di dice: chiarire non mi allora. sono spiegato. Chiedimi Non di mi sono chiarirlo. spiegato. Chiedimi di chiarirlo. Impara a dire: non mi sono spiegato. Ma siccome io te l'ho chiesto due volte e tu nella seconda volta, siccome è una pappardella la tua, è una pappardella che ho già sentito più volte. Non ti ho Voi siete un accusata, meccanismo, non ti ho ok? attaccata io. Sei un meccanismo. No, non mi sento attaccata, figurati. Non ti Sei non a caso non ti sto attaccando. Sei in un meccanismo. Sei in un meccanismo dove fai fatica ad uscire. A chi è, magari se fai venire anche chi è dietro di te, fallo venire. Posso parlare con voi insieme? Era un Non è un problema. familiare che mi diceva perché Ah, fossi qui adesso in ok. questo momento. Non la trovo. Dicevo che siccome sei in un meccanismo di un racconto, anche l'esposizione è molto confusionata, capito? Allora, se chiedi a me, le Posso domande dovevano chiedere? essere belle, decise, capito? Mirate. Allora, se chiedi a me, prendo l'ultima, poi bisogna, Andrea, che io dia spazio agli altri, sono già le 10 e un Certo, quarto. comprendo, Perché comprendo. con ognuno di noi non è che ci possiamo prendere 20 minuti, capito? Sì, infatti, Allora, grazie. mi prendo l'ultima della tua domanda. Grazie, Come si grazie. può, se io so chi sono e parlo di SEC, parlo di corporation, parlo di, no? Parlo di merci, parlo di tutta sta roba qui. Come posso riconoscere un comune? No? Vero? Non ha Sì, senso che io riconosca un concordo. comune, no? Quindi è una domanda che sta un po' buttata lì. Potrei riconoscerlo come per quello che è realmente, cioè un ente privato all'interno di un ente privato maggiore, la regione all'interno di un ente privato maggiore, la Corporation Republic of Italy, ed è tutto privato. Questa è la cosa che Ma ho ti capito io faccio una prima di domanda, ma parlare com'è con te. se è una Repubblica, com'è la cosa? Viene definita Republic of Italy Da chi non si è ancora capito? Non si è ancora capito. da una iscrizione alla SEC, nel Lo quale. vedi che torniamo sempre là? Io te lo dico, ma te continui a spiegarmi una cosa che io ti ho risposto, ti ho Mai detto, ragazzo, smentita. mi devi dare, ma da chi? Mai smentita da un Allora, ente pubblico. ma ti viene smentita tutti i giorni Anzi tenuta ti viene nascosta. smentita tutti i giorni da una gazzetta ufficiale che si chiama Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana. Quindi Che ha fatela finita, cominciato ad esistere dopo la Ti prego, Costituzione. fatela
smentita, È vi questo viene che. smentita tutti i giorni dalle gazzette ufficiali, sta cavolata, fatela Sì, che finita. sì, però quella gazzetta Allora, ufficiale ascoltami è Andrea, ti venuta ad prenderai un esistenza altro dalla momento. Costituzione. Grazie, Andrea, ti grazie. prenderai un altro Vabbè, momento. va bene Chiudila così, qua. grazie. E ti concludo dicendo, stati attenti a non diventare ridicoli. Questo lo dico a te, a tutti quelli che portate avanti sta fantasia, a quelli che dicono, ah, Ripeto che c'hai il io ciondolo no, con il io non ti ho metaverso, oppure accusata, non ti ho include il accusata e non ti ho metaverso. attaccata. Non Allora, ti ho io ti dico accusata né ho soltanto, attaccata. stati Dovresti rispondere attenti nel perché merito, non parlando di ridicolo. diventiamo ridicoli. Grazie, Quando non grazie. si parla con i dati di fatto, diventiamo ridicoli. Quindi Va bene. state attenti. Buona serata. Grazie. Elenad. Elenad. Valentina, mi senti? Valentina? Valentina, mi senti? Molto male, lontanissimo. Cerco praticamente di trovare un Ok, allenamento. meglio. Adesso è meglio? Vale, mi senti? Scusate. Vai, vai, si sente meglio. Allora Valentina, intanto grazie, ma grazie soprattutto per una forma di consapevolezza che non pensavo manco di avere. Grazie a te. Non ho veramente parole per dirti questo. Continuo con la domanda è, ma è un sanitario, un infermiere che in questo momento ha cercato di combattere ed evitare le vaccinazioni varie? Cioè, vorrei capire. Ad un tratto si accorge che poi tutta la fatica che ha fatto sta andando incontro praticamente a ritornare ad essere nel baratro. Quindi praticamente si è ancora in tempo. E poi Allora, ti soprattutto. ringrazio perché hai fatto un riassunto bellissimo del concetto e di quello che è la realtà, quindi grazie, perché è proprio così, perché con quel documento di buona condotta comunque si rimane dentro e quindi quella vaccinazione verrà poi obbligata più avanti, dopo tanta fatica, ma come tutti coloro i quali tanta fatica e poi alla fine accettano o l'una o l'altra cosa, o il prestito o il bonus o il badge con l'identità digitale, quindi un po' per tutti vale questo concetto, però rispondo con tutto il mio cuore aperto a quella tua domanda: siamo ancora in tempo? Sì, perché come è accaduto già per altri decreti, se realmente energeticamente smuoviamo questa verità con l'applicazione giusta, l'universo, come ha già fatto, ci risponde e quindi, secondo me, la conversione in legge di quel 5 ottobre non avverrà. Avverrà una modifica in modo tale che si allungheranno ancora i tempi, continueranno a scindersi le due strade di chi è nell'identità digitale e di chi non lo è. Secondo me è come il contante, no? Tutti si lamentano, vogliono togliere il contante, vogliono togliere il contante, e poi coloro i quali si lamentano pagano con la carta o comprano su internet. Il contante in realtà non lo toglieranno nel momento in cui ci sarà soltanto uno, anche uno, che continuerà ad usarlo. Magari non avrà le postazioni bancomat per prendere i soldi ogni 5 metri, magari ne avrà ogni 30 km uno, farà più fatica a reperirli, però non lo potranno togliere il contante.
Allora Valentina, grazie per la risposta, ma quello che ti volevo chiedere, Malte, ma come sanitario, arrivato a questo punto, quando deve disconoscere in un certo senso anche l'ordine, quindi deve va incontro ad un'azienda, che è l'azienda sanitaria, quindi la perdita del posto di lavoro? Assolutamente no. Per quale motivo? Perché a maggior ragione che li si è scoperti e si tratta di un'azienda non può licenziare per discriminazione, perché quello sì che è un reato. Ah, fantastico. Grazie Valentina. Grazie e grazie per la prosecuzione di tutto il resto, veramente. Un bacione enorme. Grazie a te. Lorena. Lorena? Mi sentite? Sì. Pronto? Ok. Sì, Lorena. Buonasera Valentina, piacere di parlare con te finalmente, seguo tutte le tue cose. Avrei una domanda un po' particolare. Io abito a Milano e non so se avete sentito che qua il sindaco si è inventato praticamente che la gente non può muoversi, se non con la macchina che dice lui. Io ho cominciato a fare delle domande al comune chiedendo su quale legge e con quale principio si potesse permettere una situazione di questo genere. Ovviamente non mi ha risposto. Non ti vedo più. Lorena, vuoi che ti rispondo io? Sì. La legge per la quale tu usi la patente, quindi essendo colei che ha chiesto il permesso di poter guidare, devi sottostare alle regole ulteriori che ti vengono emanate. Quindi ieri c'era il codice della strada, ieri c'era l'autovelox, oggi c'è che entri solo con quella macchina che vuole lui. Nel momento in cui rigetto anche la patente, loro non possono più farmi nulla. Giusto? Eh sì. Siccome ce l'ho in scadenza, perché dovrebbe scadere, perché quest'anno ne faccio 60, quindi... ragazzi, ma non dovete aspettare che scade, perché il principio non è che scadenza. No, certo, ma è una coincidenza semplicemente, solo questo. Avrei comunque dovuto farlo avendo fatto tutto il resto, mi mancava la patente. Quindi nel momento in cui mi autoproduco il mio documento di abilità alla guida, sto a posto, corretto? No, non è che potete fare una cosa sì e dici no, attenzione, il percorso deve essere in coerenza. Certo. Diciamo che il concetto di autoproduzione anche di quel documento porta all'applicazione dell'indipendenza sulla strada e quindi della gestione della strada, perché la strada è di tutti. Esatto, quindi con l'autoproduzione di questo documento di abilità alla guida io non ho necessità di cambiare l'auto. Sì. Sei stata fantastica, grazie di mille. Nulla. Grazie di nulla. Mille. Di ciao. Nulla. Ciao a tutti. Allora, siccome sono le 10:23, io vedo altre due persone e poi ci vediamo la prossima volta perché non possiamo fare tardissimo. Quindi ho Orsola e poi Carla De Carli. Quindi, prima Orsola. Io credo di essere ancora in diretta, però. Sì, Lorena, devi chiudere il microfono. Te lo chiudo io, vai. Orsola, apri il microfono. Valentina?
Eccoti. Scusa, mi senti? Sì. Perdonami, mi sto facendo aiutare perché sono molto in difficoltà, sono un po' anziana. Tranquilla. Vai, vai, vai. Ciao, buonasera. Senti, cerco di portarti via poco tempo. Io mi sto impegnando, ti seguo da un annetto e mezzo. Mi sono fermata, ho comprato la Costituzione, ho letto con voi, ho cercato, ti avevo anche telefonato, sei stata gentilissima, per fare il percorso di cittadina determinata, non l'apolide. E c'era questo gruppo, Nati Liberi, ma loro erano già avanti e sto cercando da sola. Te la faccio breve la domanda. Io chiaramente sono spaventata, mi sono fermata, chiamami Cimabue, perché ho cercato di partire, ho capito i concetti e li sto seguendo, il rigetto di tutti i documenti. Mi sono fermata con la, mi scadeva, avevo preparato la certificazione, eccetera, con la carta d'identità. So di essere ancora in identità digitale. Allora, io abito a Buccinasco, non ti dico, qua sono tutti, provaci proprio. Però, forte delle mie cose, sono andata. Mi sono fermata perché hanno minacciato il TSO, cioè mi hanno preso per scema. Allora ho detto, per evitare disastri, mi hanno fatto la cartacea, mi hanno guardato con gli occhi. Oltretutto io avevo fatto riferimento al DL 285 del 92 in merito al discorso del codice fiscale e questi, giustamente o meno, non lo so, ma dice sono già decaduti, sai, non erano preparati meno di me. Mi sono fermata per non fare danni. È vero che comunque le forze dell'ordine ti possono prendere per scema e dovrei andare con... Ecco, sono un po' spaventata perché chiaramente la conoscenza la sto apprendendo man mano. Ti ripeto, sono anziana, faccio fatica, mi sto impegnando. Però mi hanno spaventato un po'. Calcola che io abito al cane, abito vicino, cioè i vigili e carabinieri, di cui un paio hanno il cane e mi conoscono. C'è un certo rapporto. Ah, dice no, anche loro, chiamando i carabinieri, dice rischi il TSO. E so che a certa gente l'hanno fatto. Allora mi sono fermata. La mia domanda è, adesso mi sono rigettando eventualmente il tutto, leggendomi la legge dell'autodeterminazione, continuando, cercando con i vostri gruppi, secondo te si riesce o no? O sono fuori? Perché sto facendo molta fatica. Aspetta, scusa, perché poi ho Luca Nali che ho sotto i... Faccio fatica proprio con... Io non sono su Facebook, ho dovuto fare Telegram per seguirti. Perdonami, e grazie tante. Chiedi... Cioè, ci sta questa cosa delle forze dell'ordine? Allora Orsola, ascoltami, questo è un percorso che il microfono per favore, altrimenti c'è il ritorno. Aspetta, lo faccio io. Ah, ok. Allora Orsola, questo è un percorso che ha un unico sentimento che deve mancare ed è quello della paura, perché come dico sempre non è giustificata quella paura per altri motivi, quindi la paura di coloro i quali hanno creduto a questa storia, ci sono dentro e che addirittura sono arrivati all'inoculazione perché non hanno compreso e quindi per paura sono scesi a compromessi. Non è meno peggio della paura di coloro i quali, credendo di sapere, non si muovono per dare il cambiamento reale alla propria vita. Quindi questo percorso non deve avere la paura. Per quale motivo? Perché cambiare il mondo è roba grossa e quello che vogliamo fare noi è cambiare il mondo. E non è che si cambia il mondo in uno schiocco di dita, ma soprattutto non si può cambiare il mondo in un giorno. Quindi è normale che si cerchi dall'altra parte, io dico sempre, mettetevi nei panni del cattivo e il cattivo fa il cattivo, non è che il cattivo fa il bravo. Quindi dall'altra parte
si mette in atto tutti quegli strumenti che si possono avere per evitare che la controparte cambi il mondo, fino ad arrivare a minacciare di TSO, di atteggiamenti persecutori, di addirittura azioni di abuso di potere, ci mancherebbe altro, addirittura si arriva a vessazioni. Però questi due anni ci avrebbero dovuto insegnare, e quindi fare forte le spalle di discriminazione, di atti di discriminazione, per non aver paura ad applicare la legge, la giustizia, la verità, la logica. Quindi nessuno mi può dare forza se non me stessa, sapendo io in primis di essere in quella giustizia, in quella legge, in quella verità, in quella logica. Quindi certo che lo possono applicare tutti, ma tutti coloro i quali sono in quella posizione. Quindi il sentimento della paura deve essere abbandonato, altrimenti sarà un problema. Questo ve lo dico con tutta onestà. Allora, avevo detto un'altra persona che era l'ultima, che non vedo più. Valentina? Maria Pia, sì. Ma tu non avevi parlato, sì. Vero? Allora vai. Non riesco ad alzare la mano, mi compare solo il pulsante di microfono. Non cui posso va bene, stai tranquilla, io ti avevo chiamato all'inizio, però non avevi aperto il microfono. Vai tu. Allora, io a dirti il vero ho iniziato a seguirti da molto poco, perché non sapevo della tua esistenza prima. E sono abbastanza incasinata, mi rendo conto che devo studiare tanto, tanto, tanto. Allora, ho preso in mano un po' la situazione per vedere da che punto cominciare. E sono i documenti di identità, i primi, giusto? Al primo posto c'è, dopo mi devo riascoltare la tua Zoom che hai fatto il 23 agosto, perché li analizzi punto per punto, ma al primo posto trovo sempre questa denuncia. Ma io non... Cioè, mi vergogno a dirtelo, però... Una denuncia di che cosa? Cioè, al primo punto 1 c'è scritto denuncia, cosa, quello che Enrico Leda ha detto e ha fatto. Io non saprei cosa denunciare. Cioè, cosa allora, denunciare? Quando poi ascolterai la diretta dove si specifica il compendio punto per punto, potrai riascoltare quello che ti sto per dire. La denuncia per inganno. È così che si chiama. La denuncia per inganno è una denuncia che ho stilato dopo averla fatta io in primis ancora il 3 novembre del 2020, quando c'è stata la prima gazzetta che mi ha permesso di denunciare un'incongruenza tra ciò che era l'applicazione di questa procedura e i documenti ufficiali. La denuncia per inganno è praticamente la denuncia rispetto a diversi documenti ad oggi della Gazzetta Ufficiale e l'applicazione di questa procedura. Quindi a che cosa serve la denuncia per inganno? Serve a mettere al corrente le autorità sulla nostra conoscenza della falsità di questi due anni, proprio in virtù della conoscenza dei loro documenti ufficiali. Questo anche per un altro motivo, per andare ad aprire quella che poi sarà la strada che noi intraprenderemo, e cioè
il rigetto dei documenti, il disconoscimento, l'autoproduzione del documento autenticato da noi e tutta una serie di procedure. Perché questo? Perché mostriamo che dopo aver preso conoscenza dei documenti rispetto a questi 2 anni, abbiamo cominciato a conoscere tutto il resto. E nella conoscenza di tutto il resto ci siamo resi conto di tutta la marea di falsità nella quale siamo cresciuti. Ok. Grazie, ho un'altra domanda. Questa la trovi all'interno, poi vi equivaliamo, però hai tutte le specifiche nel video. Ok, grazie. Ho un'altra domanda. Quando dichiaro la genitorialità, ho 2 figli, ma sono separata dal padre e tra poco divorziata. Io dichiaro di essere genitore di 2 figli e lo dichiaro insieme a lui, cioè devo farlo firmare, devo dire il nome e il cognome del papà? Assolutamente, assolutamente non c'è bisogno. Questa è un'altra delle condizioni che confermano come ognuno di noi sia fine a se stesso. Tu non hai bisogno che la controparte, il padre, il compagno, dica sì, è vero. Tu, come legge dell'anagrafe dichiara, a tua volta autodichiarerai l'essere madre di. Ok, ho un figlio adolescente che ha paura di questa cosa, nel senso che dice: io però mamma non voglio perdere la carta d'identità, non voglio, cioè ha paura di incorrere in una situazione che poi non saprebbe gestire, quindi i miei figli sarebbero mezzi liberi e mezzi cittadini italiani, cioè come dovrebbero sentirsi? Sono cittadini italiani, punto. Ok. No, nel momento in cui rimangono dentro sono italiani, cittadini italiani, punto. Allora Maria Pia, questo è un percorso che conferma ciò che abbiamo imparato, se lo abbiamo imparato in questi 2 anni, e cioè a lasciare andare, anche nel momento in cui si tratta dei nostri figli. Ecco per quale motivo si sono sfasciate famiglie. I tuoi figli non sanno perché non conoscono, si ha paura quando non si conosce. E allora il consiglio che posso darti da madre di 2 figli adolescenti, perché uno ha 11 anni, l'altro ha 15, di studiare assieme a loro, e solo dopo averli messo al corrente della verità, a quel punto devono scegliere loro. Però tu sei in una posizione di tranquillità perché hai messo al corrente loro di tutto. Così è come se tu gli volessi propinare qualcosa a priori, perché hai valutato tu che sia giusto. No, non è questa la strada. Sia la strada del nuovo mondo, sia la strada del cittadino internazionale / apolide. Cioè il concetto è che tu non sei padrone dei tuoi figli, tu sei un'accompagnatrice dei tuoi figli, quindi li metti al corrente della verità, della conoscenza, di ciò che stiamo vivendo, di che cosa abbiamo scoperto, a che cosa sono serviti questi 2 anni e che cosa abbiamo la possibilità, è una possibilità di poter fare nella nostra vita. Poi se non la vogliono raccogliere, non possiamo fargliene una colpa. Ma sono piccoli, tra virgolette, nel senso uno ha 8 anni e l'altro ne ha 14, quindi lo sai che per la legge non sono piccoli? Esatto. Lo sai che per la legge fino a 6 anni sono piccoli? Ok, quindi dovrebbero essere loro che autodichiarano il loro nome e cognome di essere figli di,
e di intraprendere eventualmente il No, percorso. no, no, in questo momento che sono cittadini italiani, loro sono rivisti come soggetti minori e quindi fino al momento in cui non li liberi, sei tu che ne hai la tutela, sei tu che li rappresenti, sei tu che autodichiari e autocertifichi per loro. Ok, come faccio a liberarli? Autocertificando eventualmente? Certo, ma attenzione, devono esserne consapevoli, Maria Pia, Certo, questo è chiaro. perché altrimenti in un eventuale, soprattutto nella condizione in cui sei, in un eventuale Esatto. incontro, ok? Se i ragazzi non sono fermi sulle loro conoscenze e sulle loro volontà, ti si rivolta contro, questa cosa. Certo, sono consapevole di questo. Mi chiedevo eventualmente se fossero d'accordo e se fossero nella conoscenza, chi dovrebbe per loro agire sarei io, cioè Certo, dichiarandoli brava, sì, come cittadini internazionali, ok? Però esatto. chiaramente loro dovrebbero avere a disposizione la conoscenza di gestire questa situazione, giusto? Assolutamente sì. Ok, ce la posso fare. Tremo tutta, ma credo di potercela fare. Grazie. Di nulla, Maria Pia, già soltanto il fatto che tu ti sia messa in discussione ti rende una persona di valore, no? Perché ti sei messa in discussione. Se fossi rimasta di spalle alla possibilità della conoscenza, allora saresti rimasta nella tua non vita, nella vita di qualcun altro. Invece ti sei riappropriata della tua vita perché stai conoscendo. Poi, se rimani così com'è, va bene uguale, ma almeno ti sei data la possibilità di conoscere, ti sei messa in discussione, ti sei fatta delle domande, ti sei messa dei dubbi e già questo ti rende una persona di valore. Coloro i quali si fermano sulle loro posizioni, a mio avviso, senza mettersi in discussione nella conoscenza, a mio avviso, non sono in una posizione giusta. Sono d'accordo. Grazie Valentina. Di nulla, Maria Pia. Grazie a te. Allora, io avevo dato la possibilità a Carla De Carli, quindi per onestà bisogna che dica a lei di poter parlare, però poi mi dispiace, dobbiamo rivederci la settimana prossima. Però vi prometto che ci rivediamo la settimana prossima perché vedo che questa cosa vi ha fatto piacere e avete bisogno di confrontarci, quindi ne sono ben felice. E ci rivediamo sicuramente. E soprattutto chi non ha parlato, cercherò di ricordarmelo e parlerà subito. Carla De Carli, allora finiamo con te. Ciao Valentina, Ciao. ci siamo conosciute a Rimini a settembre. Ciao, ascolta, ti faccio una domanda molto semplice. Io ho quasi 70 anni e vivo della mia pensione. Se voglio diventare cittadina internazionale, cosa ne sarà della mia pensione? Più volte abbiamo risposto a questa domanda e purtroppo ve la danno anche da cittadini internazionali, ma a bocconi, come ve la danno da cittadini italiani, perché è un diritto, quindi quello che noi pretendevamo era di averla tutta, però ci hanno risposto in maniera molto semplice che siccome si tratta di quote rilasciate autonomamente, vengono versate alle loro modalità e quindi niente, la prendete a bocconi, a pizzichi e bocconi. Grazie, grazie Di nulla. mille. Ciao. Bene, a
Allora, io vi ringrazio tantissimo. Ci rivediamo la settimana prossima dal metaverso. Valentina vi saluta perché mi piace questa cosa di essere nel metaverso. Quindi me ne torno nel mio metaverso o sono nel metaverso? Non l'ho capita sta storia. Io sono o vengo dal metaverso? Non l'ho capito. Ce la spiegheranno coloro i quali ci hanno detto di essere nel metaverso. Quindi datemene conferma, io sono oppure vengo dal metaverso? Non si sa. Per gli altri è un fantastico regalo che mi è stato fatto al mio compleanno, che porto con grande onore, ed è l'infinito che porto anche come uno dei miei tatuaggi, perché così deve essere la nostra vita, così deve essere tutto ciò che vogliamo per i nostri sogni infiniti. Non ci deve essere mai una fine. Quindi con questo vi ringrazio, ci vediamo la settimana prossima, grazie di esserci stati, vi abbraccio tutti, buonanotte a tutti.